Buongiorno a tutti da Lux65. Allora, ieri non ho fatto video sulla Juventus, sulla partita Juventus-Cagliari, una partita che ho visto a sprazzi perché ero impegnato a fare altro, quindi non posso dare dei giudizi precisi perché ho visto i gol, ho visto qualche azione, cioè vedevo a spizzichi e bocconi, quindi credo che ci siano altri youtuber che faranno analisi migliori della mia. Io a grandi linee ho visto una Juventus tonica, tonica, una Juventus che ha corso, una Juventus che si aiuta, un 11 che si aiutava uno con l'altro, cioè 11 giocatori mentalizzati sul pezzo. 11 giocatori che si cercavano, 11 giocatori che proponevano il passaggio, e questo è tantissimo, perché ricordiamo che non sono le figurine che fanno vincere, ma sono le gambe e la corsa, oltre che la tecnica, ovviamente. Ma se ci metti solo la tecnica, ma ci metti poco altro, la squadra mi è sembrata in palla, tonica, le manovre veloci, i contropiedi rapidi. Sempre tocchi di prima, alcuni giocatori si stanno calando più nella mentalità di Pirlo. Ovviamente Arthur deve avere il suo tempo per calarsi nella realtà italiana. La Juventus quest'anno ha operato molti cambi di giocatori, la squadra è molto molto più giovane, quindi bisogna avere anche un attimino di pazienza, perché la Juventus è partita anche con mancanze di giocatori come De Ligt, che ha fatto vedere col Cagliari quanto in coppia con Demiral accorcia la squadra e permette recuperi palla molto più rapidi. Ovviamente molti mi diranno: ah, hai giocato contro il Cagliari? Ok, abbiamo giocato anche contro il Crotone e non abbiamo vinto. Abbiamo giocato contro il Verona e non abbiamo vinto. Il Cagliari è una squadra buona, con 10 punti in classifica, una squadra che gioca, e noi non l'abbiamo fatta giocare, l'abbiamo schiacciata per 90 minuti, non facendola mai tirare in porta. E questo è un merito. Ogni tanto bisogna dire anche, dare anche merito alla squadra quando gioca. Ovviamente non tutti i giorni giochi con Real Madrid e col Barcellona. Adesso andremo a affrontare il Ferencvaros, chiudere la pratica Champions League, e chiudere la pratica Champions League dopo 4 giornate non è poco. Poi, a febbraio, vedremo cosa succederà, se arriveremo primi, se arriveremo secondi e chi incontreremo. Ricordiamo che la Champions League è sempre frutto anche molto di fortuna, di sorteggio. E poi veniamo alla partita di... Quindi ovviamente premio tutta la squadra della Juventus. Mi sono sembrati molto buoni tutti quelli che hanno giocato, ovvero De Ligt, Demiral, Arthur, Ronaldo su tutti. Morata un po' meno scintillante delle altre giornate, ma ha fatto il suo. E mi è sembrato anche sul pezzo Bernardeschi, e devo dirlo, è un giocatore che non è alle mie corde, è un giocatore a cui riconosco di avere mezzi e capacità. Sta solo a lui, solo alla sua testa, capire che in un'altra maniera in questa Juventus lui ci potrebbe benissimo stare. Sfortunato sul gol annullato, perché era un bel gol, ma purtroppo alle volte anche il destino si accanisce su determinati giocatori. Ma nel resto della partita è stato sempre molto ficcante, cercando anche di più il tiro, perché fede, il tiro ce l'hai, ogni tanto esplodilo. E veniamo alla partita di ieri sera. Napoli-Milan, che dire? Re Zlatan. Ci si toglie il cappello a per questo giocatore di 39 anni, si sta avviando ai 40, nel 2021 farà 40 anni. Un giocatore che dimostra che alle volte la carta d'identità, le dicerie di tantissimi esperti di calciomercato non contano. Lui arriva dove vuole perché è un atleta vero, un atleta che adesso ovviamente non può più sprigionare la potenza di
dei 20 anni, ma stranamente non è mai stato capocannoniere, con 10 reti, credo, con così poche partite giocate. La squadra gioca per lui e lui è il punto di riferimento, è il totem di una squadra come il Milan che nessuno calcolava. Ricordiamo che negli altri campionati ci sono in testa anche lì squadre che nessuno aveva calcolato, tipo la Real Sociedad. Questo è un campionato anomalo, governato da un virus, qualcosa che non si vede, ma purtroppo si sta sentendo sulle persone e sull'economia. Quindi in un campionato come questo, una squadra come il Milan, che ha il DNA, ha un DNA vincente, chiunque può dire quello che vuole che sia un Milan, che non è un Milan del passato, ma il Milan è sempre il Milan. E quindi ha dentro di sé il DNA di una società vincente. E Zlatan ha ricordato a tutti cosa vuol dire essere il Milan. Lui si fa trovare dai compagni. Ieri il Milan non ha tirato in porta spesso, ha tirato in porta forse anche meno del Napoli, ma ricordiamo che l'importante è mettere la palla in porta. Nelle annate sì, spesso tu tiri meno degli avversari e segni sempre. Questa, secondo me, per il Milan è un'annata da capitalizzare, perché potrebbe essere l'annata della sorpresa. Ovvio. Avrà anche il Milan qualche momento di crisi. Ricordiamo che nella penultima partita stava perdendo al 93esimo col Verona. Quando Verona gioca con la Juventus, molti arricciarono il naso dicendo: ah, ma col Verona bisogna vincere. Ma il Verona ha impattato anche con questo Milan che ha battuto ieri 3-1 il Napoli. Quindi alle volte bisogna anche riconoscere i meriti agli avversari. Quindi un grande Zlatan Ibrahimovic che si fa sempre trovare. Ieri ha fatto il secondo gol, ovviamente quasi a colpo sicuro, ma sa sempre dove, i compagni sanno sempre dov'è quando lo cercano. Ovviamente il Milan, a mio giudizio, non so se sarà una squadra che resisterà tutto il campionato, ma giovani interessanti, umiltà. E soprattutto una cosa che magari altri non hanno, magari altri hanno perso, la fame. Ha la fame. Ha fame il Milan e ha fame il tifoso milanista. E io da milanese questa cosa la sento. Ha fame il Milan, ha fame la sua tifoseria e quindi da Juventino giù il cappello a al Milan e giù il cappello a Zlatan Ibrahimovic, uno dei pochi giocatori che ho sempre rimpianto quando è andato via dalla Juventus dopo Calciopoli. Un saluto a tutti da Lux65.